In questo nuovo video andremo a fare una cosa estremamente importante. Ci andiamo a sbustare un box intero di OP05, diventato oggetto del desiderio. Oramai questo box era diventato introvabile. La Bandai ha deciso di ristamparli, ma questo è ancora uno di quei primi che erano andati sold out. È la prima volta che sbusto un box intero sul mio canale e naturalmente non potevo non portarvelo e vivere con voi questa esperienza di spacchettamento, che è la più grossa, ma veramente la più grossa che io abbia fatto sul canale. Quindi, cappellino a tema, rimbocchiamoci le maniche e andiamoci a sbustare questo bellissimo box. Ma non lo faremo tutto in una puntata, questo lo andiamo a suddividere in due puntate, quindi oggi andremo a sbustare soltanto 12 bustine di questo bellissimo box. Nel prossimo video invece andremo a sbustare la restante parte. Quindi che cosa aspetti? Hai una scusa in più per iscriverti, attivare la campanella, lasciare un like e un commento sotto a questo video, in modo tale da poter rimanere aggiornato su quando uscirà il prossimo video di spacchettamento di questo bellissimo box di One Piece OP05. Ragazzi, non mi sembra vero avere questo box tra le mani. Era diventata oramai merce, ma veramente merce rara. Trovare questo box intero ovunque, neanche in fiera si trovava, oppure quei pochi che si trovavano costavano veramente cifre blu. Invece io sono riuscito a ritrovarlo fortunatamente ad un prezzo vantaggioso e ho deciso di portarvelo sul canale. Una rapida occhiata per quello che sono le quattro facciate laterali del box con quella che è la facciata frontale. Madonna, che bello, che bello, che bello, che bello. Eccole qua, ragazzi. Le 24 bustine di OP05 in inglese. Allora, ci andremo a sbussare prima il lato sinistro, mentre il lato destro ce lo teniamo per l'altro video, che voglio ricordare uscirà la settimana prossima. Quindi adesso ci andiamo a aprire tutte le nostre bustine. Questo lo richiudiamo e ce lo conserviamo per il prossimo video. Ecco qua le 12 bustine di OP05 a caccia della bellissima manga, che voglio ricordare che raffigura Luffy Gear 5. Quindi che cosa aspettiamo? Andiamocela a sbustare. Come sempre, mettiamo la pila qua a destra, prendiamo il nostro pacchettino. A differenza di Pokémon, queste si aprono di lato e andiamo, 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 andiamo col primo spacchettamento e vediamo cosa ne tiriamo fuori. Pagaia, Chopper, Riku, Emporio, Onami, bellissima come sempre in tutte le artwork. La nostra prima leader, dietro abbiamo scena e la carta Don. Ok, col primo siamo andati un po' lentini. Niente, andiamo a vedere con secondo pacchettino che cosa ne tiriamo fuori. Ma la fattezza delle carte di One Piece è pazzesca, cioè guardate, a parte le artwork che richiamano perfettamente quello che è il manga e l'anime, ma proprio la qualità della carta è molto molto più doppia e ragazzi, centrature veramente quasi perfette, non si sbaglia mai con carte di One Piece. Andiamo avanti e dietro abbiamo, ecco qua, il primo Trafalgar che ci regala qualche bella cartina. Il primo bullettino ce lo siamo portato a casa dopo solo due bustine. Quindi adesso andiamo ad aprire la terza bustina e speriamo che esce qualche altra cosa di buono, anche se dallo sfondo in
non abbiamo trovato una carta con lo sfondo rosso, noi cerchiamo solo quelle con lo sfondo rosso, magari a trovarle tutte quante con lo sfondo rosso. Andiamo avanti, Kotori, dietro, ecco qua, una carta scena e dietro Zoro. Beh, non male. Su, si procede bene con questo One Piece. La sensazione di spacchettamento è un po' diversa da quella che siamo abituati a vedere per quanto riguarda One Piece o Magic, addirittura, se vogliamo tirarlo in ballo, proprio per il tipo di bustina che andiamo ad aprire, che è diversa rispetto al solito, ma pure nella fattezza delle carte, come dicevo prima. Quindi abbiamo, diciamo, un'esperienza totalmente nuova per quanto riguarda noi, popolo di spacchettatori e di collezionisti. X-Drake, e dietro abbiamo Wally, la Plucci, che non fa mai male. Andiamo avanti, su, andiamo avanti imperterriti con questo bellissimo box di OP05 e vediamo cosa ne tiriamo fuori di bello. Fino adesso, beh, due bullettini scarsi. Vediamo un po' se siamo più fortunati con questo pacchettino. E c'è qualcosa? C'è qualcosa? Forse c'è qualcosa? Forse c'è qualche altra cosa? Vediamo. 3, 2, 1. Beh, non sarà quel bellissimo sapo che siamo abituati a vedere. Però che facciamo? Ce lo portiamo a casa? Certo che ce lo portiamo a casa. Bene, benissimo. Beh, benissimo non proprio, però dai, rispetto a quelle che sono le previsioni solite, almeno qualche bel pullettino ce lo siamo portato a casa fino adesso. Vabbè, qua sono volate via due. Andiamo rapidi con queste che tanto a noi poco importa, a meno che non giochiamo. Io continuo a dire che questa carta di Nami è stupenda. Ah, sa per il personaggio, però è proprio bella, cioè anche se vale pochissimo, ma è bella. Oh, dietro abbiamo ancora, andiamo avanti, vediamo che cosa esce. 3, 2, 1. Pika, mamma mia che carta, ragazzi, che carta bellissima. Ok ragazzi, allora sono rimaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo esattamente a metà delle 12 bustine che ci eravamo ripromessi di aprire per questo video. Quindi siamo a metà, abbiamo 1-4 pull e non è proprio malaccia la media. Certo, potevamo pullare qualcosa di meglio, però ce lo facciamo sempre andare bene, naturalmente, mica disprezziamo carte di questo genere, assolutamente no. Quindi andiamo avanti. Dio, questo mi fa impressione ogni volta che lo vedo. Andiamo avanti. Una carta scena per poi proseguire. Beh, 3, 2, 1. Capita anch'io. Ma magari a trovare la manga di lui. Mannaccia la miseriaccia. Magannaccia. Metà del primo video abbiamo 5 pull. Ma mica me posso ritenere poi così affranto da tutta questa bellissima moltitudine di pull. Certo, noi cerchiamo la cartina rossa qui dietro quando spostiamo, però che dobbiamo dire? Tarda ad avvenire, tarda. Andiamo avanti, che non ci interessano tutte queste, andiamo ancora avanti. Questa, vai, sì. Allora, non varrà nulla, però almeno la soddisfazione di averne trovato uno. Quindi questa, non so perché, ma me la tengo da parte. Abbiamo lui. E niente. Bergo e basta. Eccoci qui, ragazzi, siamo di nuovo qui a Spacchettati. Eccoci qua, ragazzi. Allora, ci sono buone prospettive adesso. Adesso ci sono veramente buone prospettive. C'è la cartina rossa dietro.
Ok, questo ce l'andiamo a spostare con calma, perché andiamo a vedere un poco cosa ne esce, ma speriamo qualcosa veramente di bello. Già che è rossa, a me questa cosa va bene. Già che è rossa va benissimo, va più che bene, va più che bene, va più che bene. Allora, Nico Robin. Poi. Ci siamo, Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Vediamo. Dai. 5, 4, 3, 2, 1. Sì! Ci è andata benissimo, ci è andata! Allora, terz'ultimo pacchettino di questi 12, quindi ce lo andiamo a spostare con calma. Ma no, dai, questo lo facciamo subito, su, qual è il problema? Tanto una carta buona l'abbiamo avuta fino adesso, quindi possiamo procedere un po' più velocemente con questa, sì, una carta scena, poi andiamo avanti. Bevo non ci interessa, quindi su, ci mancano due pacchettini, ce li andiamo ad aprire e non ci pensiamo più. Sterry. Tarquis, Buffalo, Charleston, Pell, Gamma, non ci interessa, il nonno, Don Quixote, Carasus, ah, dietro abbiamo un altro bullettino, quindi 3, 2, 1, beh, comunque, cioè, sono stupende le artwork. Ultimo per questo video, andiamocelo ad aprire. Non è la carta rossa che tanto desideravamo, ne abbiamo trovata una sola, va bene così nel frattempo. Quindi andiamoci ad aprire quest'altro pacchettino, vediamo cosa ne tiriamo fuori di buono, in modo tale da poter trarre poi le nostre conclusioni. Don Quixote non mi piace, questo non mi piace in quest'artwork, non mi piace in quest'artwork. Dietro abbiamo un altro pull, poca roba. Vabbè, dai, abbiamo un doppione di Sabo, non male. Bene ragazzi, allora per questo video è tutto, ci possiamo ritenere più che fortunati nell'aver trovato questa bellissima carta che per me non ha prezzo, cioè bellissima, bellissima. E vabbè, poi abbiamo anche gli altri pull minori che abbiamo trovato nei vari spacchettamenti e quindi, visto che siamo stati fortunati a trovare lui, che cosa ne dite? Vi iscrivete al canale, attivate la campanella, lasciate un like e ci vediamo poi al prossimo video dove andremo a spacchettare l'altra metà del box. Cosa aspetti? Su, fallo! Ci vediamo alla prossima!